Buongiorno a tutti e tutte. Bene, dopo la splendida giornata di ieri e soprattutto la splendida serata dell'Oltreeconomia, ci troviamo un po' decimati, però crediamo sia già un successo, insomma, essere riusciti ad arrivare bene, insomma, a questo secondo incontro. Bene, il tema di oggi è un tema in fase di sperimentazione ancora, parliamo di mutualismo, parliamo di cooperazione, parliamo di come ricostruire e riconquistare pezzi di welfare. E, come dicevo, è un tema ancora in fase di sperimentazione, però è una questione della quale si sta dibattendo molto, sia in Italia sia soprattutto in Europa. Tra gli ospiti di oggi abbiamo Michele Trungadi di SOS Rosarno, Cristiana Gallinoni della rete Diritto alla Città di Roma e Gigi Malabarba che è tornato all'Oltreeconomia Festival dopo l'esperienza dell'anno scorso della Rima Flow. E purtroppo non sono riusciti a venire gli attivisti di Solidarity for All, questa rete greca che proprio sulla questione del mutualismo dal basso, della cooperazione all'interno delle città e dei territori, ha costruito una rete nazionale che è riuscita a imporsi sulla scena politica, non solamente greca, ma in generale europea, con la vittoria di Syriza alle ultime elezioni politiche che ci sono state in Grecia. Bene, per questo appunto il tema di cui dibattiamo oggi è un tema di carattere europeo che sta trovando spazio, sta trovando collocazione non solamente nel dibattito di movimento, ma in generale in quel dibattito tra reti sociali, associazioni di base, sostanzialmente per capire come cercare di trovare delle forme comuni di contrasto alla crisi, delle forme che comunque riescano a rovesciare questa crisi. Ebbene, il tema di oggi appunto lo vogliamo affrontare secondo diverse prospettive, ma anche differenti territori, no? Parliamo di due metropoli, come quella di Roma e come quella di Milano, due metropoli complesse, ricche, ma che sono state realmente aggredite dai nodi più problematici della crisi. Parliamo inoltre di un territorio come quello di Rosarno, nel profondo sud, dove forse la crisi ha inciso meno perché viviamo in una situazione, anch'io sono del sud, di crisi economica strutturale, forse dall'unificazione italiana, insomma. E oggi pomeriggio ci confronteremo su che significa parlare di mutualismo anche nel nostro territorio, no? In un territorio dove se forse il tema dell'impoverimento, il tema del furto di welfare si sente meno, ma in ogni caso sta iniziando ad essere pesante anche in una città come Trento, nonostante questa poi sia ai primi posti nelle varie classifiche sulla qualità della vita o nelle varie classifiche appunto che riguardano le caratteristiche economiche e sociali di una città. Bene, io darei subito la parola a Cristiana, appunto della rete del diritto alla città, proprio per capire come questo tema, come il tema del diritto alla città, che è un tema che dal punto di vista analitico, insomma, da diversi anni è diventato centrale nel dibattito tra i movimenti, come poi si traduce nelle pratiche quotidiane in una città, in una metropoli complessa come Roma.